Cari amici, la buonasera. Quest'oggi, la domenica che noi celebriamo, è la terza domenica del tempo ordinario. E questa terza domenica appartiene al secondo dei tre cicli. C'è un ciclo denominato con la lettera dell'alfabeto A, il secondo con la lettera B, il terzo con la lettera C. Nell'anno liturgico precedente abbiamo completato il triennio col terzo ciclo. Quindi abbiamo ripreso con il ciclo A ed ora siamo appunto con il ciclo B. La lettura che la Chiesa ci propone quest'oggi è ricavata da uno dei libri dei profeti minori, in modo particolare il profeta Giona. Leggo. Fu rivolta a Giona questa parola del Signore: alzati, vai a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dirò. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertite dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Indubbiamente saranno in tanti a ricordare l'antefatto di questo brano che noi abbiamo letto quest'oggi. L'antefatto è che Dio chiama questo signore di nome Giona e gli dice di andare a Ninive per predicare in quella città e convertirsi da una vita malvagia a una vita buona. Giona non è d'accordo con il Signore. E quindi, anziché andare a Ninive, si imbarca e si allontana. In fondo è come se Giona dicesse: a me non interessa proprio nulla di Ninive, è la capitale di un regno straniero che ha fatto guerra contro il popolo di Israele, e quindi per quale ragione lui avrebbe dovuto salvare la città, che si perdesse. Ecco l'atteggiamento di Ninive. Sappiamo che Dio lo costringe perché c'è il naufragio, il pesce enorme, grande, questo squalo che l'aveva ingoiato, lo ributta nella spiaggia e Ninive andrà a predicare. Ed ecco qui che ci si dice come gli abitanti della città di Ninive accolsero la sua parola, si convertirono quindi e fu loro risparmiato qualunque male. Questo è il racconto del testo sacro ispirato. A questo punto noi dobbiamo comprendere anzitutto com'è lo stile, il modo di comportarsi di Dio. E diciamo in questa maniera: primo, Dio si accorge di quello che noi facciamo. Secondo, Dio valuta quello che noi facciamo. E se la valutazione non è positiva, allora Dio interviene mediante i profeti, cioè mediante circostanze, personaggi, sentimenti, in modo che la persona
possa essere allontanata dalle vie della perversità e invece camminare speditamente per le vie del bene. Ecco, miei cari amici, che cosa c'è in questa mentalità che noi stiamo vedendo. Il profeta non avrebbe condiviso l'idea di Dio. Il profeta voleva che Dio si interessasse solo degli ebrei e che tutti gli altri la finissero di esistere. Quanto prima, tanto meglio. Il profeta non è in armonia con Dio e lo capirà. C'è una terza cosa che noi dobbiamo comprendere attraverso questa lettura, e cioè dire che noi uomini possiamo sbagliare. Se noi pensassimo di non sbagliare mai, di avere sempre ragione, noi saremmo fuori strada. Noi possiamo sbagliare. Ma c'è una seconda cosa. Noi, così come possiamo sbagliare, possiamo anche correggerci. E quindi non è che avendo sbagliato una volta, allora bisognerà continuare a sbagliare per sempre. Cioè, questa catena degli sbagli si deve interrompere, perché si può interrompere. Allora, il vantaggio di noi uomini è proprio questo, che vivendo nel tempo e nella storia noi cambiamo. Ed è chiaro che un cambiamento può essere in un duplice senso, o positivo o negativo. Cos'è augurabile? Che noi cambiamo in meglio. Cos'è augurabile? Che non si rimanga testardamente fissi in una direzione che è sbagliata. A chi interessa che noi ci correggiamo e cambiamo in meglio? Beh, fratelli miei, questo interessa soprattutto a Dio, perché Dio ci è padre, e quindi a un padre interessa il bene del figlio, mancherebbe altro. Ma interessa anche a noi, perché noi siamo interessati in prima persona. Ecco allora che noi dobbiamo avere questo impegno, valutare i nostri comportamenti e regolarli su quella che è la volontà di Dio. Certe meschinità, come quelle del profeta Giona, lasciano il tempo che trovano, e la misericordia di Dio è tale da superare anche le piccinerie dell'uomo Giona. Ascoltiamo adesso la seconda lettura dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero. Quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero. Quelli che comprano come se non possedessero. Quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Ci viene offerta da San Paolo, potremmo dirlo, una delle più grandi verità della vita. E diciamo subito in questa maniera che la verità è inconciliabile con le illusioni. Noi siamo esposti a tante illusioni. L'illusione più diffusa è questa, che noi non morremo, muoiono gli altri, ma non noi. Noi ci convinciamo, chissà per quale privilegio, di essere sottratti a questo cambiamento continuo.
per cui da che si è vivi si perde l'esistenza. Ogni tanto, quando succedono dei fatti, che è bene definire dei fattacci, allora rientriamo in noi stessi e cominciamo a capire. Se durasse a lungo sarebbe un gran bene. Purtroppo succede che a lungo non dura. E questo per noi è un fatto negativo. Non dura a lungo. Bene, miei cari amici, qual è l'insegnamento di San Paolo a riguardo? Non dobbiamo avere nessuna illusione sulla faccia della terra. Siamo sposati, siamo allegri, siamo tristi, siamo ricchi, tutto questo ci sembra definitivo, non è così. Tutto questo è passeggero. Oggi l'abbiamo e domani possiamo non averlo. O quanto viene il giorno della morte, noi dobbiamo lasciare tutto. Allora, in che cosa consiste la conversione? Consiste la conversione proprio in questo, che la persona singola, la persona concreta in carne e ossa, lascia ciò che passa e si dirige verso Dio, l'unico che resta. Convertirsi vuol dire smettere le illusioni, vivere nella verità. Ed ora andiamo al Vangelo. È sempre San Marco che stiamo leggendo. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Questa domenica ci racconta in maniera inequivocabile la chiamata e la risposta positiva dei primi quattro discepoli che diventeranno apostoli di Gesù. Io vorrei riflettere insieme a voi un istante su un fatto. Era necessario che Gesù chiamasse i suoi apostoli? Non era necessario. Ma allora perché sono stati chiamati gli apostoli? Perché era conveniente. Per cui l'opera di salvezza viene compiuta da Gesù e dai suoi apostoli, che vengono chiamati da Gesù, allontanati dall'attività di carattere profano, con le quali attività si mantenevano in vita, per essere totalmente, definitivamente, esclusivamente al servizio di Gesù. Allora, che cosa succede con la chiamata di Gesù e la risposta di questi primi quattro discepoli? Diciamolo, nasce la Chiesa. Gesù fonda in questa maniera la Chiesa. La Chiesa c'è perché questi quattro uomini hanno detto di sì a Gesù, la Chiesa c'è perché Gesù ha chiamato questi quattro uomini. Domanda:
Di chi è l'iniziativa che fa esistere la Chiesa? L'iniziativa è di Gesù. Ma Gesù non è da solo, c'è il consenso dei discepoli che si mettono a disposizione di Gesù. Questo, io credo, miei cari amici, ci aiuta a comprendere la Chiesa oggi. Certo, oggi non si tratta di quattro personaggi, di quattro discepoli. La Chiesa oggi è così grande, supera 1 miliardo di persone, ha una struttura di governo che è di respiro mondiale. Sì, ma se noi andiamo al di là di questi numeri, che cosa dobbiamo riconoscere? Noi dobbiamo riconoscere una cosa del genere, la diciamo subito, che quelli che oggi formiamo la Chiesa, la formiamo perché noi vogliamo vivere nella Chiesa, ma soprattutto noi formiamo la Chiesa perché Dio ci ha chiamato. Infatti, la parola chiesa corrisponde alla parola ecclesia della lingua greca. Ecclesia deriva da un verbo kaleo. Il verbo kaleo significa chiamare. Allora, cos'è la chiesa? L'assemblea di coloro che Dio ha chiamato. Cosa c'è nella Chiesa? Un invito che viene da Dio, un sì che viene dall'uomo. Se non c'è l'invito, il nostro sì non ci può essere, ma se non c'è il nostro sì, l'invito cade a vuoto. Ed è questa infatti la tragedia. La tragedia, miei cari amici, è proprio questa: il rifiuto dell'invito di Dio. Qual è invece la nostra saggezza? Felici di essere chiamati da Gesù, risponderemo di sì a Lui. Bene, adesso vorrei passare a presentarvi un altro personaggio che popola il Vangelo. La volta scorsa abbiamo parlato di Maria di Betania e questa sera parleremo di sua sorella Marta. Marta, come nome, significa Marta, significa padrona. Ed obiettivamente Marta è il tipo classico della padrona di casa. Accoglie Gesù e si impegna per un'ospitalità che sia ineccepibile. E questo certamente è una cosa molto bella. Marta accoglie Gesù a casa sua. È molto gustoso quell'esempio, quell'aneddoto, non un esempio, in cui Marta chiede a Gesù di farsi aiutare dalla sorella Maria, che invece è lì proprio a godersi gli insegnamenti di Gesù. E Gesù non è che accetta le lamentele di Marta, ma Gesù fa capire a Marta che tra le tante cose belle della vita ci sono quelle necessarie. E dice addirittura che la cosa necessaria è una sola. Quale? Quella che Maria ha scelto, cioè dire ascoltare la sua parola. Nella spiritualità cristiana, Maria di Betania è il modello della vita contemplativa, mentre Marta è il modello della vita attiva. E nella tradizione della Chiesa la vita contemplativa è superiore alla vita attiva. Marta è protagonista con sua sorella Maria nell'episodio della morte di Lazzaro. È Marta che fa notare a Gesù
che è morto già da 4 giorni e quindi faceva puzza se avessero scoperchiato la tomba. Ma Gesù non si lascia bloccare e Lazzaro viene risuscitato e quindi restituito alla gioia della sua famiglia. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, la tradizione ci dice che Marta lascerà la Palestina e andrà nel sud della Francia, quello che oggi chiamiamo la Provenza, dove c'è la città di Marsiglia, e lì lei impianta la chiesa. È una donna che fa apostolato, compie dei prodigi, tra i quali l'uccisione di un drago, un serpente enorme che incuteva paura a tutti gli abitanti del territorio, la famosa Tarasca. E infatti da questo nome Tarasca deriva il nome della città lì vicino, che è Tarascona. Marta è proprio la presenza della potenza di Dio che libera gli uomini dalle situazioni penose. Bene, questa domenica cade il giorno 22 di gennaio e questa giornata è dedicata alla memoria di San Vincenzo Martire. Quando muore Vincenzo? Vincenzo muore durante la persecuzione di Diocleziano, all'inizio del IV secolo. Non si chiamava Vincenzo, ma si chiamava Vicente. È uno spagnolo. Precisamente, se non mi sbaglio, del territorio di Valencia. E la devozione a questo santo è tra le più diffuse nell'Europa cristiana. Il centro del suo culto obiettivamente è appunto la Spagna, dove San Vincenzo insieme agli altri santi è come una sorta di santo nazionale. Dato che Adrano, come la Sicilia, è stata sotto il dominio degli spagnoli, non crea meraviglia che noi abbiamo le stesse devozioni religiose che hanno appunto gli spagnoli. Ma non vorrei soltanto limitarmi a dir questo. Vorrei ricordare a tutti, specialmente quelli di Adrano, che quest'anno si celebra in maniera molto particolare la festa di San Vincenzo e addirittura c'è la processione. C'è il sindaco che partecipa alla messa e compirà un omaggio floreale al nostro santo patrono. Che dirvi? Beh, San Vincenzo è il nostro patrono, vuol dire che noi siamo affidati a lui. Allora, una visita in chiesa madre, dove c'è l'immagine di San Vincenzo, dobbiamo farla. Crescere nella devozione a questo santo è un impegno. È vero che noi abbiamo un nostro concittadino che è santo, San Nicolò Politi, ma il nostro patrono è San Vincenzo. Noi questo non ce lo dobbiamo dimenticare. E il fatto che la festa del santo viene celebrata in maniera religiosa, senza le tante possibili distrazioni delle feste esterne, ci aiuta a considerare il suo martirio come la prova suprema dell'amore per Gesù. Seconda cosa che vorrei dirvi, così ragionando, dando notizie, è che dal 18 di gennaio al 25 di gennaio nella nostra Chiesa Cattolica si celebrano 8 giorni di preghiere per ottenere da Dio una grazia,
l'unità di tutti i cristiani. Questa manifestazione religiosa di preghiera è particolarmente curata nella parrocchia di San Paolo, dove si conclude il 25 gennaio con la festa di San Paolo, che è il titolare di quella parrocchia. Un'ultima cosa e ci avviamo a conclusione. Di questi giorni, tutte le volte che noi abbiamo aperto un telegiornale, si parla proprio di questo naufragio, di questa nave da crociera, questo transatlantico, capace di trasportare 4.000 persone e così via parlando. È una tragedia, obiettivamente. Una nave così bella, distruggersi. Una festa così ben iniziata, terminare così male. Bene, a che cosa siamo portati noi in questo minuto? Siamo portati a cercare le responsabilità di questo disastro e allora saremo soddisfatti quando i responsabili saranno puniti. Ed è giusto che sia così. Ma potrebbe succedere che le cose vanno tanto per le lunghe, che le cose siano così complicate che a un certo punto nessuno sarà colpevole e nessuno paga. E noi ci rimarremo male. Allora io, questa sera, vorrei invitarvi a guardare un altro aspetto di questa vicenda. Che cosa è successo? È successo che le persone da sole si sono dati aiuto. Si sono verificate scene di questo genere. Chi aveva il salvagente se l'è tolto per darlo a chi non ne aveva. Chi aveva già il posto in scialuppa cede il posto a un altro. Addirittura degli ufficiali di bordo hanno messo a repentaglio la loro vita pur di salvare quella degli altri. Voi mi direte, ma tutto questo non l'ha fatto il capitano? Sì, tutto questo il capitano non l'ha fatto. Speriamo che non l'abbia fatto perché è preso dal panico, perché in fondo ogni uomo è un povero uomo. Ha sbagliato e gli sbagli certamente non si potranno che pagare. Ma anziché guardare, direi, agli aspetti negativi, guardiamo a quelli positivi. Vero è che circa una quarantina di persone hanno perso la vita, ma è anche vero che oltre 4.000 sono state salvate. E la gente dell'isola è stata molto ospitale. Allora, noi dobbiamo dire che in questa vicenda abbiamo avuto un'esplosione di generosità, di eroismo. Di questo dobbiamo essere contenti e, essendo noi tutti cristiani, noi per questo dobbiamo ringraziare il Signore per tutti coloro che hanno messo il bene del prossimo avanti al bene proprio. Questo significa essere dei veri cristiani. Auguro a tutti la buona sera, a ben rivederci.